per non spendere tanti soldi gli architetti hanno costruito questo muro sopra la roccia, così non spendere pietre per se dovevano costruirlo al posto originale, allora non lo possono costruire sopra questa roccia. Questa roccia doveva essere parte della città, è dentro la città. Loro hanno scelto le posti per non spendere soldi per portare pietre da fuori o per trovare le pietre nelle cava che sta un poco lontano come un ospedale. Allora questo è il monte si chiama l'ospedale di Augusta Victoria. Questa Victoria è la moglie del Guglielmo. Qui c'è la cupola dorata. La cupola dorata non è moschea, è un monumento. Non si prega qua, si prega a sinistra, la moschea dell'Aqsa, questa è moschea. La bianca. Non è la bianca, la grigia, perché la grigia sulla spianata. Questo è il re musulmano Abdel Malik, quando è venuto qua nel 695, ha detto, dopo Gesù, ha detto perché noi dobbiamo vedere il Santo Sepolcro, prima cosa, io voglio così vediamo una cosa più attrattiva del Santo Sepolcro. Allora ha dato l'ordine così fanno questo monumento. Qua non si prega perché nel centro c'è la roccia dove era il tempio ebraico. Sicuro non siamo a Maranello, no? Così è. Il Santo Sepolcro, questa qua è la cupola doppia grigia davanti. C'è il campanile che vediamo a destra, il campanile. Il Santo Sepolcro. La lunghezza 500 metri, muro del pianto solo 80 metri, ma dobbiamo sapere che questo l'ha costruito Erodi, per la spianata era solo 45.000 metri quadrati e lui l'ha fatta 100.000 metri quadrati di più, ha costruito le mura e Sulemane Magnifico ha dato agli ebrei 30 metri solo per pregare, la larghezza era solo 2 metri e la lunghezza 30 metri, questo è rimasto fino all'anno 67. Allora lui ha lasciato gli ebrei solo in questo posto, per questo posto si chiama il muro del pianto, questo qua muro del pianto è una parte del muro occidentale, la lunghezza ho detto 500 metri. Le quattro primi fili, questo qua originale, dal primo muro della spianata. Abbassa bandiera israeliano, arriva un attimo, Okay.
here, please. Okay, okay.